È stato bello finché è durato. Condividete questo video, fatelo vedere a tutti, a mamme, zie, fruttivendoli, fate vedere i fruttivendoli, questa è una cosa importante, ragazzi. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti un... Oh signore, partiamo alla grande! Mi sono già impappinato così, nella intro. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati in un nuovissimo episodio del Menzo vs Food, signori. È passato praticamente più di un anno dall'ultimo episodio. Quindi ragazzi, vi lascio in descrizione tutti gli episodi precedenti. Per questo episodio raggiungiamo 2500 mi piace. Scrivetemi sotto nei commenti con cos'altro mi potrei sfidare in questo genere di video. E come ho già detto, arriviamo a 2500 mi piace, così che riesco subito. Mi date la spinta, la forza per iniziare a registrare il nuovo episodio senza dover aspettare un anno. Oggi ragazzi lancio la sfida a Stepney, perché proverò a battere il suo risultato in un suo vecchio Step vs Food. Quindi ragazzi, taggatelo su Instagram, su YouTube, su Facebook, fategli vedere questo video, così che magari una volta forse ci potremo anche sfidare lui, chi lo sa. Oggi ragazzi, come ho detto, proverò a batterlo, perché lui in un suo vecchio Step vs Food aveva provato a mangiarsi 6,5 kg di anguria. Io oggi ho esagerato, ho voluto esagerare così per voi ragazzi, io rischierò la vita per voi, perché anche io ho comprato un'anguria, ma non da 6,5 kg. Porca puttana! L'ho comprata da... aspetta, così alla rovescio. Da 10 kg. Non si vedrà mai. Porco due se pesa! Ma sì, questa è un'anguria da 10 kg e 90 grammi. Così, giusto per essere un po' polemici. Ragazzi, sembra facile, ma non lo è per niente. Ti riempie praticamente d'acqua questa frutta. Sarà difficilissimo. Io adesso vado a tagliarlo, lo dividerò in 4 pezzi, quindi ovviamente 2,5 kg di anguria perfetta, e ci proveremo. Ammazza, sei rosso, sembra pure buono questo. Porco zio. Perfetto ragazzi, qui ho la prima fetta, qua ho le altre tre. Sono immense, gigantesche, quindi io parto e vedo cosa posso fare. Sono belline queste fette, sembra buono ed è profumato, ma a voi cosa ve ne frega. Si parte, buon appetito. La tattica è semplice, lo taglio e me lo mangio. I semi mi rallenteranno un po', ma non è un problema, le butto giù tutto assieme. Sto sbrodolando come un bimbo di 5 anni. Sono stato fortunato perché questo è il primo cocomero che mangio buono in tutta l'estate. È pure fresco. Penso me lo devo mangiare caldo. Ho l'impressione che questo video sarà mangia rutta, mamma mia ragazzi. Cioè, io sono già gonfio, infatti punto nel ruttare il più possibile. Intanto passano coi panni. Io sto morendo a mangiare un cocomero e loro pensano ai panni. Il primo quarto sta per finire, cosa vuol dire? Che su 10 kg ovviamente sono 2,5 kg più o meno, perché ovviamente c'è la buccia. Svuoto il sugo per vedere quanto ne è rimasto. Se la mia valletta mi viene a dare una mano. Beh, insomma, direi che qua ci siamo praticamente, lo pulisco un attimo giusto per essere corretti e poi si passa agli altri. Perfetto ragazzi, questo è andato, praticamente, sai cosa ne pensi? La prima fetta è andata, in poco meno di 10 minuti di registrazione mi sono mangiato 2,5 kg praticamente di cocomero. Quindi si può passare alla seconda. Ok,
Questo mi darà il colpo finale proprio. Per il momento lo sto reggendo abbastanza bene, ma questa mi sfonderà praticamente, lo so già. Guardate un po' anche chi c'è. Ci sono i nostri spettatori. Oh, amore. Muoio. Sputo. La brutta sensazione di quando fai un rutto e ti sale su anche il cocomero dell'anno precedente. Qua ci vuole tenacia, forza di volontà. Ti deve piacere anche il cocomero, sennò. No. Penso che farò lo schifoso, la merda. Se ci fiondo la faccia dentro, cosa ne pensate voi? Te cosa ne pensi? Vai. Mi ha allenato. Amore. Mangiarlo così è utile perché riesco a usare la tecnica dell'aratro, dell'arpione. Con i denti davanti prendo e porto in bocca proprio. Condividete questo video, fatelo vedere a tutti. A mamme, zie, fruttivendoli. Fate vedere i fruttivendoli. Questa è una cosa importante, ragazzi. Scrivetemi sotto nei commenti voi quanto, come riuscite a mangiare. Sono quasi già passati altri 10 minuti. Anzi no, sono passati 10 minuti. Sto perdendo il ritmo. C'ho questo rutto qui che devo farlo, ma non ci riesco. Riprendiamo. No. La fatica si sta iniziando a sentire. Sono gonfio, proprio gonfio fino qua. D'aria, d'acqua. Sapevo che sarebbe stata dura, ma non pensavo così tanto. Signori, anche questa è andata. Più di così non riesco a pulirla. Anche questa è andata. Posso già dire di aver battuto Stepney, signori. 5 kg di cocomero. Più o meno, ma voglio continuare. Mi sento abbastanza sfatto, ma non abbastanza, non tanto da dovermi fermare. E prendo la terza fetta. Cioè qua siamo in condizioni davvero davvero critiche, eh? Cioè qua la panza straborda. Proverò a mangiare qualcosina anche di questo, ma vedo la luce in fondo al tunnel. Signori, è entrata una vespa in casa, quindi adesso la lotta sarà quella di farla uscire. Riprendimi e non scappare. No, adesso ci penso due volte. Via fuori! Vai fuori! È uscita! Ho già vinto! Ho vinto! La vespa aveva già capito chi comandava. La pesantezza di tutto ciò. Vado. Non ce la faccio. Non riesco neanche più a masticarlo. Posizione stesa laterale. Davvero i maschi alfa. Non ce la faccio più. È stato bello finché è durato. Mi sta praticamente impedendo di respirare. Mi sono mangiato con queste due fette 5 kg di cocomero più 150 grammi di quest'altro, quindi in totale 5 kg e 200 di anguria, di cocomero. Quindi ho ufficialmente battuto l'operato di Stepney, quindi adesso lo dovete andare a dire su Facebook, su Instagram, ovunque, che Menzo lo ha battuto di
300 grammi più o meno. Però l'ho battuto. Signori, purtroppo io sto decedendo, devo andare all'ospedale perché non respiro, mal di stomaco, mi scappa la pipì e non vi dico cos'altro. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, condividete questo video ragazzi, dobbiamo arrivare a 2500 mi piace, sennò col cacchio che vedete il prossimo episodio. Mi dispiace dover mollare così, ma non ce la faccio più, veramente, non ce la faccio più. Ci salutiamo qui, ci vediamo ad un prossimo video, un saluto da Menzo e da chi mi segue alle mie spalle. Ehi, saluti. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto da Menzo, alla prossima. Ciao a tutti ragazzi. Oddio, non l'ho presa, hai visto? La foto l'ho lisciata. Oh, santo cielo, grazie. Grazie. E andiamo.